Made in Siena, gli studenti iscritti al sesto anno di medicina hanno raccolto 9.000 euro proventi dei loro eventi e li hanno devoluti ad AIL Siena Grosseto e quindi a sostegno dell'ematologia dell'azienda ospedaliera Università Senese. I ringraziamenti di Monica Bocchia, direttrice di ematologia, Roberto Di Pietra, rettore dell'Università di Siena, Piero Franceschini, presidente di AIL Siena Grosseto e Luca San Vitale, rappresentante di Made in Siena. Devo dire che questi ragazzi, che sono i nostri futuri giovani medici, hanno fatto qualcosa di veramente straordinario. Hanno raccolto fondi attraverso tutti i loro sistemi, diciamo, di feste, di eventi, e hanno pensato di devolverlo all'AIL Siena Grosseto, che è l'Associazione Italiana Leucemie, sezione di Siena e Grosseto, che supporta la nostra ematologia. Quindi tutto il ricavato della loro donazione andrà ad aiutare i pazienti ematologici, andrà ad aiutare la ricerca in campo oncoematologico e a supportare anche con borse di studio giovani medici come loro o giovani biologi come loro. Quindi un grande gesto di cui sono molto orgogliosa. Si conferma quanto i piccoli passi, i piccoli gesti, ma fatti insieme, fatti col cuore, ottengono grandissimi risultati. Mi congratulo davvero con le studentesse e gli studenti, questi medici in formazione, per la capacità che hanno dimostrato nel impegnarsi in questa iniziativa, un'iniziativa che porterà davvero un aiuto e un sostegno ad un'associazione importante come l'AIL e che ci permetterà di fare delle cose interessanti con le risorse appena raccolte. Sono stati fantastici, è chiaro che noi abbiamo bisogno di questi eventi, soprattutto da giovani, perché il volontariato purtroppo in senso generale è avvicinato da persone che sono state colpite, persone anziane, persone eccetera, e c'è bisogno anche di, addirittura stiamo cercando di organizzare un Rotary Giovane AIL per cercare di trovare, e questi sono, come dire, visto che hanno fatto questa cosa, io gli ho detto già prima che potrebbero anche farla tutti i mesi se vogliono. È chiaro che tutto quello che noi raccogliamo, lo sapete, noi non facciamo altro che nelle richieste che l'ematologia, il malato dell'ematologia eccetera, noi quelle possiamo fare, sicuramente devolviamo tutto a favore del malato di Siena, quindi anche per la ricerca soprattutto, abbiamo finanziato borse di studio per la ricerca, per cui noi facciamo questo, quindi tutto quello che raccogliamo negli eventi di nostri e di altri, è chiaro che, cosa dire, ringraziamo con cuore di questi ragazzi che hanno fatto questa cosa, sono veramente splendida. Innanzitutto siamo molto contenti del risultato che abbiamo raggiunto, dal momento che la beneficenza cerca di trovare un filo, una connessione col percorso di studi di ciascuno di noi, quindi mettere al centro chi sta male. Made in Siena ogni anno cerca di trovare un'associazione che operi sia nel sociale che nel territorio senese, in questo quindi AIL ha rappresentato, diciamo, la sintesi perfetta. Sappiamo la premura che AIL ripone in ogni persona che poi sta dietro ogni paziente, quindi sapere che il risultato della nostra donazione va a favore di persone che stanno passando un periodo complicato della loro vita ci riempie il cuore di gioia. Allo stesso tempo sapere che di questa donazione ne trarranno beneficio le strutture dell'azienda e dell'area vasta ci rende orgogliosi.